consiglio. Noi lo prendiamo in consegna per costruire insieme una città migliore. Faccio parte del consiglio dei bambini. Il nostro consiglio dei bambini è praticamente siamo dei ragazzi che fanno parte di classi delle scuole Pertiali, Diaccioni e tutte le scuole elementari, e rappresentiamo la nostra classe, ci hanno eletto e siamo venuti qui insieme a tutti gli altri rappresentanti per discutere di problemi di Piombino che possiamo affrontare insieme. Mi chiamo Arianna e faccio parte del consiglio dei bambini. Una volta al mese ci riuniamo per discutere dei problemi della nostra città. Mi chiamo Serena e faccio parte del consiglio dei bambini. Quest'anno siamo andati nelle piazze per fare delle modifiche. Mi chiamo Ginevra. Il nostro obiettivo era migliorare le piazze e le relazioni tra le persone che ci vivono. Ciao, io sono Andrea e anche io faccio parte del consiglio della città dei bambini. Penso che sia giusto dire a Piombino che, dato che ci siamo scervellati così tanto, ora a vedere le nostre iniziative che sono state realizzate ci rende molto felici. Ad esempio, i bimbi più piccoli adesso, andando nelle piazze, possono giocare con i giocattoli che abbiamo portato noi. Io sono Francesco e, pensando al consiglio dei bambini, mi viene in mente la concretezza, perché si sono messe in pratica le nostre idee. Io sono Alessandro e, pensando al consiglio dei bambini, mi viene in mente l'ascolto, perché anche se siamo bambini siamo stati ascoltati. Io sono Emilio e, quando penso al consiglio dei bambini, mi viene in mente la curiosità. Perché andando al consiglio dei bambini ho conosciuto anche meglio Piombino. Mi chiamo Alessandro e per la città dei bambini è rivoluzione, perché abbiamo cambiato delle cose nella città. Mi chiamo Alessio e, pensando alla città dei bambini, mi viene in mente cambiare la città. Io sono Samuele e per me la città dei bambini è stata una novità, perché
Ci sono state delle cose nuove che io non sapevo sulle piazze. Io sono Pietro e pensando alla città dei bambini mi viene in mente la manualità. Io sono Arianna e pensando al consiglio dei bambini mi viene in mente il lavoro di gruppo, perché quando facevamo qualsiasi lavoro avevamo al nostro fianco un compagno. Io mi chiamo Chiara e pensando al consiglio dei bambini mi viene in mente innovazione, perché è una cosa che non si fa in tutte le città. Allora, mi chiamo Francesca e per me il programma Città dei Bambini è scambio di opinione. Ciao, io sono Andrea e per me la città dei bambini è, come il detto, l'apparenza inganna, perché fuori noi siamo bambini ma dentro siamo responsabili e grandi, e quindi abbiamo proposto le nostre idee e come possiamo vedere sono state messe in pratica. Io sono Serena, per me la città dei bambini è che abbiamo migliorato la città e l'abbiamo resa adatta alle esigenze degli altri. Ciao, io sono Ginevra e pensando al consiglio della città dei bambini a me viene in mente il divertimento, perché non è solo un modo per cambiare la città ma anche un modo per far divertire i bambini.